tutti. Oggi realizziamo una clessidra. Cosa ci occorre? Sabbia, forbici, un indelebile, due bottiglie, della carta colorata, scotch carta, scotch biadesivo, del cartoncino, tempere e pennelli. Cominciamo! Prendiamo le bottiglie, una bottiglia, e la tagliamo. Facciamo la stessa cosa con l'altra bottiglia e ci troveremo con due bottiglie così. Prendiamo il cartoncino, lo scotch e facciamo una forma. Tagliamo il nostro cerchio. Ecco, così ci troviamo con due cerchietti. Adesso li coloriamo. Con il cartoncino faremo adesso un altro cerchietto più piccolo che andrà messo qui in mezzo alle due bottiglie di queste dimensioni. Bene, adesso andiamo ad assemblare il nostro cerchietto nella bottiglia con la colla a caldo. Ecco qua, in questo modo. Poi prendiamo l'altro pezzettino di cartoncino, quello rotondo, lo incolliamo qui, sempre con la colla a caldo, e gli facciamo un piccolo buchino. Adesso vi faccio vedere come incollare le due estremità con la colla a caldo. La lasciamo raffreddare e la nostra clessidra sta prendendo forma. Bene, adesso cominciamo a riempire la nostra clessidra con la sabbia. Adesso andiamo a chiuderla e a completarla. Ecco, come ultima cosa adesso andiamo a decorare questa parte qui. La nostra clessidra misura 10 minuti. Voi potete farne di varie misure in base ai contenitori che avete in casa e in base al tempo che volete misurare. Buon lavoro e buon divertimento! Ci vediamo al prossimo laboratorio!